Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Se si fa anche un confronto così immediato fra la prima lettura e questa, dove è l'inizio del dono dei 10 comandamenti rispetto a quello che chiede Gesù, si vede proprio un salto di qualità in quello che è l'espressione della fede che è chiesta agli uomini e che deve maturare. Cioè, nella storia di Israele matura anche la qualità della fede, perché il Signore chiede sempre di più fino ad arrivare alla maturazione piena e della rivelazione con Gesù. E mentre quando c'è il dono della legge, la prima lettura, vediamo come il Signore dà i comandamenti per porre sull'avviso, cioè se seguite questa via arriverete alla vita, se seguite quest'altra avrete la morte. E la interpretazione più immediata, corrente, ma più non vera rispetto a quello che dice il testo, è che se noi facciamo quel che dice il Signore va bene, se facciamo di testa nostra non gli va bene e dunque si punisce, no? Per cui il senso anche di ribellione di molti che dicono: bene, perché devo essere obbligato a seguire lui, perché è prepotente, forse no, non posso essere libero, autonomo, decidere io della mia vita, le cose, il mio destino. Così l'uomo è proprio preso tra queste due forze. Mentre invece il testo, che se si legge un po' più attentamente, ma dice il contrario, cioè dice: se voi siete lasciati per conto vostro, camminate su sentieri che vi conducono alla morte, e che non ve ne rendete conto, io ve lo mostro. Ma vi mostro anche che vi prendo fuori da quella situazione e vi metto su un altro sentiero, che è quello della vita. E lo fa in modo pratico, dicendo: vi libero dalla schiavitù, dalla morte. Pensate al faraone che se uccidere tutti i primogeniti, ma sì, era un decreto di distruzione, noi adesso diremmo di pulizia etnica del popolo di Israele. Questa è la vostra condizione, la condizione di morte. Se seguite le mie vie, vi metto la condizione di vita. Quindi i comandamenti non vengono dati per obbligare qualcuno a fare perché io ho il potere di punirti e basta. No, è una rivelazione di tutto su una situazione di morte e di non vita, di un popolo e di scomparsa, che è l'esperienza di Israele, ma che non è cosciente. Non ve ne siete accorti, ma state morendo. Quando finalmente cominciate a gridare al Signore: qui ci stanno ammazzando tutti, ci stanno rovinando di lavoro, ci stanno ammazzando di fatiche, nella sofferenza vi rendete conto che queste cose, questa vita che per voi era normale per 450 anni, non lo è più. Allora il dolore vi dà coscienza che siete prigionieri. La schiavitù vi dà la coscienza di non essere liberi. E io vi libero, quindi Dio si rivela come liberatore da una situazione. E i comandamenti non sono semplicemente il decalogo, anche fare o non fare questo o quest'altro, ma seguimi dove io ti conduco. Cioè Dio è molto esigente, perché dice: dovete seguirmi per la via del deserto, vi porto in un altro posto, ma dovete seguire le indicazioni che vi do. E sono io che decido come, quando, verso che direzione, perché io combatto contro i
vostri nemici, perché chi vi combatte combatte contro di me. Non siete dunque voi ad avere uno schema di comportamento e adesso andate dove vi pare, no? Quello che vedremo in codice di leggi, civile, morale, tutto quanto. Non è solamente questo, è il seguire lui, il Dio vivo, io sono, è il Dio vivo che si pone davanti al suo popolo. Quindi la legge non è solamente un elenco di prescrizioni, ma è la condizione per poter seguire da vicino Dio e dimostrare la risposta di amore per lui. Questi comandamenti sono per la nostra vita, dicono non solo dove dobbiamo andare come direzione fisica, la terra promessa, con la pienezza di rivelazione, il paradiso, ma anche il comportamento che dobbiamo tenere, perché altrimenti si chiude la via. I comportamenti sono importanti perché decidono fra l'adesione al bene e al male, lo spirito di Dio o lo spirito del male, del maligno. Se voi fate il peccato, se commettete una disobbedienza a questi comandamenti, vi mettete in mano a un padrone che vi dominerà con quel peccato, con quel vizio, e quindi non potete seguire la via perché siete sempre condotti, no? Con l'anello al naso come le bestie, no? Laddove vi tira la corda del padrone, non potete andare altrove. Allora, nel confronto con il Vangelo di Gesù, qua dice: se voi volete avere l'ingresso nella vita eterna, dovete seguire me e vi chiedo di seguirmi sulla mia via dolorosa. Dove il mondo mi vorrebbe condurre, io non vado, cioè non gli dico sì, e per non dirgli sì non fa pagare, mi mette in croce. Quindi io non, dice Gesù, non mi adatto, non mi comprometto, non vengo a patti con il male, non faccio un po' di questo, un po' di quello, perché una mano lava l'altra. Siamo tutti e due nella disonestà, nessuno denuncia l'altro. Siamo tutti e due nell'egoismo, nessuno deve rimproverare l'altro. Questi sono i sistemi di male, no? Gesù rimane fuori, e proprio per il fatto di essere corretto verso Dio, la verità, la giustizia, la trasparenza, gli causa la persecuzione. Da chi? Proprio da chi dovrebbe essere il guardiano delle leggi di Dio, no? Proprio perché è entrato in compromesso. E dice: se mi volete seguire, dovete prendere la vostra croce, che è il mondo che vi condanna, il mondo che vi dice: se vi comportate così, allora no. Se farai questa cosa, avrai il lavoro. Se farai quest'altra cosa, dovrai conservare il lavoro. Se farai così, ti troverai bene e non ti darò fastidio. Se pagherai questo, io ti lascio fare queste cose. Corruzione, compromesso, no? Il mondo va così, bisogna fare così. No, non bisogna fare così. Ma ci si rimette, non ti lasciano fare, non ti lasciano fare, non puoi costruire, non puoi costruire. Vuoi mettere su qualcosa, non lo puoi fare. È lo stesso. Qui siamo di passaggio. La nostra patria è là dove Dio ci conduce, dove Gesù ci conduce, dove è giustizia, verità e eternità di vita eterna. Qua bisogna lasciare che le cose vadano così e siamo chiamati ad essere testimoni di questa verità, che è la verità di Dio, che è l'unica, di questa onestà, che è l'onestà di Dio, che è unica. E dice: che vantaggio ha un uomo se guadagna tutto su questa terra, ma facendo questo perde la propria vita, cioè la vita eterna, perché si è compromesso col mondo. Mentre invece chi perderà la vita per causa mia, cioè di quello che io ho detto, per amore del mio nome e quindi dei miei comandamenti, la ritroverà trasformata, dove gli altri non potranno entrare, perché hanno scelto altro, la via della morte. Sia lodato Gesù Cristo. Da sempre sia lodato.